Prenderà il via il 2 ottobre il campionato regionale di Serie D di basket. Il comitato direttivo della Federazione Italiana Pallacanestro nei giorni scorsi ha reso noti sia l'articolazione dei gironi che il calendario della competizione. Il campionato, che avverrà in asta di partenza anche la Pallacanestro Nuoro, vedrà 16 squadre divise in due gironi da 8. Nel girone A sono state raggruppate quelle del Cagliarittano, tra queste Astro Cagliari, Basket Quartu, Basket San Salvatore, Elmas, Succi Spesse, Generugi, Serramanna, Scuola Basket Cagliari. Quello B invece ci sono le formazioni del centro nord dell'isola, tra le quali anche la Pallacanestro Nuoro, con l'unica eccezione dell'Atletico Cagliari. Le altre compagini sono Basket Coral 2016 Alghero, Basket Uri, Cus Sassari, Olimpia Olbia, Terralba, Terzo Tempo Sassari. La prima fase del campionato si concluderà il 15 gennaio, seguirà la seconda fase nella quale le squadre saranno divise nella Pool A, a cui accedono le prime 4 dei due gironi, e la Pool B, costituita dalle altre 8. Il 14 maggio inizieranno i play-off, cui saranno ammesse le prime 6 squadre della Pool A e due che usciranno dagli spareggi. Quindi il torneo si articolerà nei quarti, semifinali e finali, in programma l'11 giugno in campo neutro. Le due finaliste saranno promosse nella Serie C Silver, mentre la vincente si aggiudicherà il titolo regionale. Per quanto riguarda invece la retrocessione in promozione, le ultime 4 squadre della Pool B disputeranno i play-out. Rimarrà in Serie D solo la vincente dello spareggio salvezza.